intossicazione o avvelenamento. Se un bambino o un adulto per errore viene a contatto con una sostanza tossica o velenosa, dobbiamo intervenire subito. Prima di tutto, tranquillizzarlo, metterlo in posizione comoda che lui preferisce e allertare immediatamente il CAV, Centro Antiveleni, al numero che vedete qui sotto. Il CAV vi farà delle domande. È importante, ricordate, sapere orientativamente o nello specifico se nei dintorni c'è ancora la custodia della sostanza tossica o velenosa con il quale è venuto a contatto il nostro paziente. Da quanto tempo è venuto a contatto con questa sostanza? Per quanto tempo è stato a contatto con questa sostanza? La quantità con il quale è venuto a contatto? E poi alcune informazioni riguardo il paziente, età, malattie, peso. Ma vi ripeto, queste sono tutte domande che vi farà il CAV, ma se noi già le sappiamo prima, sicuramente andiamo a ridurre i tempi. Un'altra cosa importante, ricordatevi, questi pazienti che sono venuti a contatto con sostanze tossiche o velenose, non devono mai vomitare, mangiare o ingerire qualsiasi altra cosa finché non ve l'ha detto il CAV, il Centro Antiveleni. Ultima cosa, parlando sempre di intossicazioni e avvelenamenti, specialmente per i più piccoli, è molto importante la prevenzione. Ricordo a tutte le case, lì dove c'è la presenza di una sostanza tossica o velenosa, riponeteli sempre nella loro custodia, riponeteli sempre in armadi o dentro stanze dove non possono entrare i bambini. Insomma, metteteli in zone sicure dove un bambino non può venirne a contatto accidentalmente.